parleranno del progetto, lo so anche io, ci sono anche dietro, insomma, diciamo, ci parleranno del progetto in sé per sé, dell'estetica, del, insomma, beh, ve lo dirà dopo. Quindi Adrian Melina sarà dalle 4 alle, diciamo, 4 e 20 più o meno, poi spazio per domande e compagnia bella. E Manchin dalle 5 alle 5 e un quarto, cerchiamo di mantenere le domande entro il quarto d'ora, così alle 5 e mezza possiamo finire, insomma, se non amici, diciamo, di nuovo parliamo con la lingua per terra. Domani con Pietro abbiamo pensato una serie di attività che potrebbero interessarvi, e cioè domani pomeriggio abbiamo cercato di contingentare tutte le attività che avevamo previsto per domani per la mattina, così che domani pomeriggio lo dedichiamo invece a fare una specie di seguito del lavoro che abbiamo fatto ieri, e cioè di fare dei lavori di gruppo, il cui scopo questa volta però sarà molto più preciso di quello di ieri, e cioè a seconda dei partecipanti vedremo se saranno uno o due gruppi, ma il compito del gruppo questa volta sarà nel modo reale, cioè elaborare un progetto da presentare alla EFE, la televisione web che è nata dalla partnership tra la Repubblica e FFNL. Quindi, se voi andate sul sito internet della EFE, lo cercano, invitano autori a mandare idee, insomma, e noi abbiamo pensato che perché non farlo. Allora, domani ci sarà la pausa pranzo a mezzogiorno, quindi a luna reinizieremo, da luna alle 4. E domani sarò veramente un nazista con il tempo proprio di metterlo in pila. Quindi alle 3 dovete aver finito le presentazioni, così che daremo modo a Pietro di vedere tutte quante e darvi un feedback. E insomma, riceverete poi quindi il suo feedback e insomma avrete tanto le mani un progetto, diciamo, già se vogliamo usare il suo linguaggio di oggi, già nella versione beta. Quindi avete fatto un prototipo con la versione alfa, l'avete presentata a lui, lui nella versione beta, music and language, lo seguo. Quindi diciamo che insomma domani avrete la possibilità di insomma avere il feedback suo su un progetto, insomma, che potrebbe avere, diciamo, qualche possibilità. Detto questo, mi è visto. Ma poi vedremo veramente. Sta a voi farlo, nel senso, questo è un esercizio che noi facciamo. Cosa? Liberano 10 domande. No, come gruppo. Cioè, noi facciamo un esercizio, il contenuto d'altronde è online, quindi insomma. Quindi. Allora, adesso mi disso, lascio di nuovo la parola. Welcome back. Did everyone have a coffee? Bentornati. Avete preso tutti il caffè? Sì? Ok. Here we go again. Ok, ripartiamo. Because we have such a theme of web documentary in our discussions, I decided to show some behind the scenes on a web documentary. Dato che chiaramente qui stiamo parlando molto dei web documentary, ho pensato di mostrarvi un po' che cosa succede dietro le quinte di un web doc. So this project was called Perfect Storms. Quindi questo progetto l'abbiamo chiamato Perfect Storms, Tempeste Perfette. It was an interactive documentary made for History Channel. Era un web doc interattivo che abbiamo creato per History Channel. So the television component for this show was exploring 6 different mega storms, monster storms that changed the course of history throughout time. Quindi la componente televisiva di questo progetto era di andare a analizzare e studiare 6 tempeste particolarmente importanti che hanno influito sul corso della storia. And we convinced the broadcaster that we were able to do not only the interactive but the CG as well. Ma what is the CG? Like computer graphics, computer animations. Quindi siamo riusciti a convincere anche la televisione, il cliente, che potevamo occuparci non solo dell'aspetto interattivo, ma anche della grafica. So our opportunity was, we'd never had the opportunity before to take graphics that were going to appear in broadcast and make them interactive. E non avevo mai avuto ancora l'opportunità di prendere la grafica utilizzata poi in televisione e renderla interattiva.
So I have lots of behind the scenes, just video clips and stuff to show you. Feel free to interrupt with questions at any time. Quindi ho dei videoclip, insomma, da farvi vedere per quanto riguarda il nostro dietro le quinte. Se avete domande, mi interrompiamo tranquillamente e intanto potete osservare. These aren't in any particular order, but I tried to make them logical order. No, non c'è un ordine logico, anche se ho provato a dargli una minima logica. So our first challenge was to convince the broadcaster that we could do computer graphics. Quindi la nostra prima sfida è stata quella di convincere il cliente che potevamo occuparci della grafica su computer. So before the meeting, our first meeting, we had our animator quickly make a prototype in order to prove this point. Quindi per il nostro primo incontro l'animatore ha fatto un prototipo. This was the prototype that we made. E questo è stato il prototipo che abbiamo creato. They also wanted not only computer graphics but a way to educate the user on the technical aspect of these storms. Non volevano solo l'aspetto grafico, ma anche la possibilità di istruire l'utente su tutti gli aspetti che riguardano questi tipi di tempeste. So in a matter of hours our animator was able to create this from a still image. E quindi nell'arco di poche ore il nostro animatore ha creato tutto quanto state vedendo da una foto, da un'immagine fissa. And the fact that we only had a still image to work with was the reason that the broadcaster went with us. E dato che abbiamo lavorato su un'immagine fissa, diciamo questo ha fatto sì che il cliente lavorasse con noi. The technique we proposed was to use a technical technique called projection mapping. E come tecnica abbiamo usato ciò che si chiama projection mapping, quindi la mappatura progettuale. Is everyone familiar with projection mapping? Projection mapping. Mappatura va bene, solo mappatura. Lo conoscete? La mappatura? Projection mapping lo lasciamo. Lo conoscete, sta chiedendo? Sì. Ok. So it's essentially taking a still image and then extracting three-dimensional depth from quindi that still image. Quindi il fatto di prendere un'immagine fissa e poi di estrapolare la tridimensionalità. So the reason we proposed this to the broadcaster was that they were going to go on location to capture images. And we said you can capture 2D images and we can make them 3D. E sostanzialmente il cliente aveva intenzione di andare sul posto, di prendere le immagini, cioè catturare le immagini, di riportarcele. Abbiamo detto che poteva farlo tranquillamente perché noi comunque saremmo stati in grado di riportarle in 3D. So it's again making the job of the broadcaster as easy as possible. E quindi ancora una volta il fatto di rendere il lavoro del broadcaster il più semplice possibile. This was a prototype that, or an animatic we built for the site. E questo è un prototipo che abbiamo creato per il sito. We envisioned the user being able to activate certain elements of the storms. E quindi pensavamo come l'utente poteva attivare vari elementi della tempesta. So in this case it was an earthquake, a typhoon, and ultimately a firestorm. Quindi come tempesta qui comunque stiamo pensando anche a disastri naturali quali terremoto. Anziché un uragano e così via, quindi disastri ingenti. So the vision was to give the user control over activating these storms. E quindi l'idea era di dare all'utente la possibilità di attivare i vari elementi di questi disastri naturali. They were essentially activities or mini games in order to trigger the narrative. E consistevano in attività o mini giochi che potevano poi innescare i vari elementi. I have a document that I can take you through to show how we approach the branding, if anyone's interested in that. Se siete interessati, ho anche un documento da mostrarvi su come abbiamo gestito il branding. Sure. So we prepared this extensive document in order to convince them that we were able to brand the show and have control over the visuals
Yeah, before the project began. E quindi abbiamo creato questo documento per aiutare a convincere il cliente che eravamo appunto in grado di aiutarli con il branding e tutto il resto ancora prima di iniziare la programmazione. So I don't know how many we have a couple designers in the crowd today. Ci sono dei designer qui oggi. This is the process that I take to brand a television show. Però questo è il procedimento che seguo personalmente per poter rendere il brand per un programma televisivo. A typography exploration, so decide on fonts. Quindi l'esplorazione obviously. Per quanto riguarda i vari font da poter usare. That was a lot. This is the actual document that I showed the client. So. Questo che vedete adesso è il documento effettivo che ho fatto vedere al cliente. And we narrow it down to the stuff that they like. E poi scegliamo le cose che proprio il cliente preferisce. We did research on, like I was saying before, competitors' audits. E poi facciamo ricerche appunto sui sui possibili competitors. Yeah, competition. Use it. Concorrenza. They'd already said they liked Planet Earth, Human Planet, 2012, that kind of thing. Quindi già il cliente ci aveva detto che aveva avuto preferenze, no, per il format del 2012, Planet Earth e così via. So you can see the fact that we just started with discovery there. E quindi da qui vedete come abbiamo iniziato con la scoperta. And in the same theme of discovery, we decided which concept direction to take them in. So forces of nature was one. E quindi poi nell'ambito della scoperta abbiamo deciso insieme al cliente di andare come concept verso le forze della natura. Factors and metaphors was another. Fattori e metafore era un'altra che interessava il cliente. And destruction was the final. E la distruzione era il concept finale. Oh, sorry, scale was the final. No, scusate, la scala è l'ultimo. So here's schematics for branding. E quindi ecco la schematica che abbiamo usato per il branding. Rough ideas working towards a final. Così, chiaramente idee che abbiamo elaborato andando poi verso il progetto finale. This was a concept of clouds and smoke. E questo era un concept di nuvole e fumo. And converging factors. Il fatto poi di convergere i vari fattori. And destruction. E qui la distruzione. And the final document you presented was of how many pages? 23 pages. 23. Yeah. So in the end, they're given these options, and inevitably they Frankenstein them together. Quindi, come avevo detto, se vengono date tutte queste opzioni, e poi inevitabilmente c'è questa forma di Frankensteinamento. So they said, si vengono messe insieme. We really like this one, but we also like this one. So how do you bring them together? Ci dicono no, ci piace sia questo che quell'altro, e quindi è capire come mettere insieme le due cose. A me non piace far vedere tante cose. I don't like to show many different options to the customer. To the client, yeah. I think that it's not a good idea. Yeah, yeah. I prefer to suggest two or three good and strong ideas. Yeah. But it's my idea. Yeah, it totally depends on the client, because I think that often clients want to feel that it's their idea. Però dipende dal cliente, perché sì, a volte il cliente vuole pensare che l'idea è la propria idea. If you talk them, if you walk them through a thousand ideas and hold their hand to get to the idea that you want them to choose, then that's the best solution. Però se mostri al cliente mille idee, lo prendi per mano e lo guidi man mano attraverso le varie idee, alla fine ottieni quello che tu tutto sommato ti eri preposto, anche questo. Spend my energy in many different solutions. Mm-hmm. I will spend less time in good solutions. That's true. Yeah, that's the risk. What we did here was this. At this stage, you can do this quickly. In questa fase si può lavorare rapidamente. Keep them on board. Per esempio, you do this quickly. Si fa anche questo rapidamente. And then when it comes to logo design, these aren't finals. You quickly
their schematics. E anche qui, quando si arriva al momento dei logo, è qualcosa di non definitivo, fa parte dello schema. And then it allows you to talk your solution through on how you got to your final solution, and just builds rationale for why you made your decisions. E ti permette di descrivere come sei arrivato, no, strada facendo, a queste soluzioni. So ultimately we only propose three solutions, but we showed them how we got there. Quindi in realtà in definitiva gli abbiamo mostrato solo tre soluzioni, però gli abbiamo anche mostrato come ci siamo arrivati. Quando spieghi la parte schematica, accompagni il cliente, diciamo, spiegandogli sostanzialmente le motivazioni dietro le scelte che avete fatto, quindi lo accompagni nel vostro processo creativo, diciamo, solamente per illustrare le varie opzioni, giusto? Absolutely. So here were three ideas, but under one idea. Esattamente. Qui ci sono tre idee, però sono sotto un'unica idea, fondamentalmente. So we can say, you know, we really like the idea of clouds and smoke being a part of our brand. So here's just roughly three ideas around that. Quindi l'idea idea. Principe è quello di avere nuvole e fumo, fondamentalmente l'idea principale, e poi gli si presenta tre opzioni sotto quell'unico cappello. And none of these are presented as final, you just they kind of go, yeah, okay, yeah. E ancora una volta non vengono presentati come cosa definitiva, quindi il cliente effettivamente sta lì e dice, beh sì, effettivamente, dai. You do the same for these groups of ideas. E si fa lo stesso per quest'altro gruppo di idee. Now, as soon as it starts becoming final like this, then they start becoming opinionated. Ora, quando si giunge verso questa fase conclusiva, allora il cliente inizia ad avere un po' più di opinioni da voler con cui contribuire. So in this case it was, okay, concept direction one, eye of the storm, and the client's like, no. E quindi arrivi, che ne so, al punto che dici, ok, come primo concept si può avere quello proprio dell'occhio del ciclone, per dire, no? E il cliente dice, no, questo no. But because we've built up our rationale for the other two directions, they had already been on board for this one and this one. Ma poiché abbiamo portato il cliente a vedere proprio la razionale dietro a tutto ciò che abbiamo costruito, il cliente è anche preparato a vedere le altre due idee che stiamo proponendo. So you'll see the final branding as I continue. It evolved from this, obviously. Quindi vedrete come il branding finale in realtà evolve da queste idee principali che abbiamo presentato. And the reason I like to show this as a case study is because we were able to do the branding. Oftentimes we get the branding afterwards. E mi piace, volevo mostrarvi questo esempio perché in questo caso abbiamo ottenuto il branding da subito, invece in altre circostanze ci viene dato solo alla fine o successivamente. In che modo si relazionano con il cliente? Quali sono le figure professionali che si relazionano con il cliente? And what kind of professional figures actually interact with the client? From our company? Mm-hmm. It would be myself, potentially an art director. When you're talking about a creative challenge like this, it would be myself and an art director, potentially a producer. Io un direttore artistico e un produttore. It's important that I'm there because when you're talking about branding someone's project, it's really like naming their baby. È importante per me essere lì perché in effetti quando si parla di branding si sta quasi dando il nome, no, al nascituro, alla creatura che stanno creando. Quindi è importante. So you want to make sure that your company principles are in the room when somebody's quindi naming a baby. Vuoi essere certo che insomma il direttore è presente nel momento in cui si sta dando il nome ad un bambino, no? A parte il discorso di accompagnare nel processo creativo, quali sono altri suggerimenti o tecniche per fare sentire al cliente che è lui che sta avendo le idee? Feels that he's participating. Sure. So before this, you interview them essentially in asking what they like and what they want. Si parte dal presupposto che gli si pongono delle domande al cliente chiedendo che cos'è che desiderano. So I usually ask what their
personal favorite brands are. Quindi chiedo, per esempio, quali sono le loro marche preferite. So if someone says Starbucks and Apple computers, I already have a sense of what they like. Quindi se mi dicono già fin dal principio Starbucks anziché Apple, io già ho un'idea di che cosa è la loro preferenza. Or Nike and Samsung has a totally different feeling, right? O invece se mi vanno su Nike o Samsung, io capisco che hanno un'altra tendenza. So after that you ask them to explain what they envision their brand is in words, adjectives. E poi chiedi loro di dare l'idea del loro marchio, di come vorrebbero vedere il marchio tramite proprio degli aggettivi. Then this sounds a little tricky, but you remind them of those adjectives. You feed them back those adjectives as you're taking them through this. Poi può sembrare un po' così ingannevole sotto un certo punto di vista, però mentre gli si presenta poi tutto il progetto, gli si ripropongono gli aggettivi che loro stessi avevano detto fin dall'inizio. So it's their idea. The whole thing is their idea. Alla fine è la loro idea, no? Che si sta presentando. I'll move on to. Vado avanti? Vado? Altre domande? I've compiled a number of prototypes and visualizations that we had to experiment with before we built the final. E quindi qui ho messo insieme tutta una serie di prototipi che abbiamo realizzato prima di giungere al prodotto finale. So this one is we had to experiment with particles in a hurricane. E qui dovevamo sperimentare, fare degli esperimenti proprio con le particelle che si muovono all'interno di un uragano. I'll play that again. And then ultimately that particle system is what drove this visualization. E poi quel sistema che avevamo visto con le varie particelle in realtà è ciò che ha portato a questo che vedete qui. This was a storm in Galveston, Texas that destroyed the whole city. Nello specifico questo è avvenuto nel Texas e ha distrutto un'intera città. So this is only a rough version as well. Anche questa comunque è una versione iniziale, non è quella finale. We also had to do crowd simulations. Poi dovevamo fare anche delle simulazioni con le folle. Which we were very clear to the client that we cannot get very close to the crowds. Siamo stati molto chiari e diretti con i clienti dicendo non possiamo avvicinarci troppo alle folle. Because the amount of work to make that realistic would just be crazy. Perché la quantità di lavoro necessario per renderlo realistico sarebbe stato immane. But of course all the feedback from the client was, can we get a little closer and closer and closer? Ovviamente il feedback dal cliente era, ma non ci possiamo avvicinare un altro po', ma un po' di più, avviciniamoci. But what we wanted to do was program crowd simulation so that each character had its own mission and they could interact with each other and we could create groups of movement instead of having to animate an entire scene with thousands of characters. Ma quello che abbiamo cercato di fare è creare questa simulazione dove all'interno della folla ogni persona poi aveva in qualche modo un suo ruolo, un suo movimento che poi nell'insieme interagivano come folla. This is another example of Roman soldiers. Un altro esempio di soldati romani. And then this was a prototype that we showed the client. Qui c'è un altro prototipo che abbiamo mostrato al cliente. This was proving that we could use that projection mapping technique to build a moving camera shot. E questo l'abbiamo fatto per mostrare che attraverso la tecnica del mapping potevamo realizzare una ripresa in movimento, in avvicinamento. So this is some 3D elements, but mostly two-dimensional elements projection mapped in order to create that space. Quindi sì, ci sono degli elementi 3D, ma fondamentalmente sono elementi 2D con questa tecnica del mapping. Now this, we were able to, oh, here we go. We showed the client how it would break. E poi qui abbiamo mostrato al cliente come si sarebbe mostrato. We had a lot of discussion over camera angles and the ability to move the camera from one point to the other. We told them that they could move this way, but not this way. Si è discusso molto anche col cliente di come poteva muoversi la telecamera, no? Che solamente andando in verticale, che comunque non si poteva muovere lateralmente.
So we had to show them why and how it would break if they did that. E dovevamo mostrargli il motivo di questo, il perché di che cosa sarebbe successo se avessimo fatto diversamente. So you can see it holds. Vedete qui rimane e poi se invece giriamo si perde tutto. Quindi durante le presentazioni si fanno anche queste cose, cioè io sono in disaccordo con te, allora ti faccio vedere che cosa succederebbe se seguissi quello che tu dici, così Yeah, and we told them from a budgetary standpoint, if you want us to move around this way, we have to build all of this stuff, so it's going to cost you triple. E gli spiegavamo anche che dal punto di vista del budget, se voleva andare anche lateralmente o fare altro, dovevamo costruire di più e quindi costava il triplo sostanzialmente. So in some cases showing them the wrong thing is a good idea. Quindi in alcuni casi mostrargli la cosa sbagliata è anche una buona idea. This was a volcano exploding simulation. Questa è la simulazione di un vulcano in eruzione. And we had to experiment a lot with wind and particle effects. E anche qui abbiamo dovuto sperimentare molto con il vento e con gli effetti del vento anche in questo caso. Qual è il software che usate per questa visualizzazione? Oh, we use Blender for the most part. Blender and Lightwave and I forget, there's a particle simulator that we used and I forget which one we did. C'è anche un simulatore di particelle che si può usare ma non mi ricordo adesso nello specifico. The fluid simulations were too much for Blender to handle. Le simulazioni con i liquidi erano eccessive perché Blender potesse supportarlo. So this type of thing we had to do in other software, but I forget which. Quindi questo l'abbiamo dovuto fare con un altro software, però non ricordo adesso quale. And this is not only is this a fire prototype, but this was a real-time fire prototype. E questo non solo era un prototipo inerente al fuoco, però fuoco veramente in tempo reale. This the best scenario that we were going to build was of a fire tornado. E lo scenario migliore che dovevamo andare a riprodurre era quello di un tornado di fuoco. Which is terrifying, but all of my animators were like, yes. Che è terrificante, ma i miei animatori erano proprio entusiasti. This is a rough shot of the Lisbon scene. Qui c'è un'immagine del così un po' arrangiato di Lisbona. And despite our best efforts to only use one angle projection mapping approach, we ended up building the entire city of Lisbon. E anche se abbiamo cercato di insistere sul fatto di lavorare su un'unica direzione del mapping, alla fine abbiamo ricostruito tutta Lisbona. No. Quindi vi hanno pagato di più? No. I had an ambitious team and they just wanted to do it. So. No, avevo una squadra molto ambiziosa che alla fine l'ha voluto fare e so l'ha realizzato. A matte painter painted thousands and thousands of houses and he loved it. E quindi il disegnatore dei maps, insomma, si è divertito a fare il suo lavoro, sostanzialmente. Yeah, I tried. Io ci ho provato, ma. So, back to the schematics part. I mean, these are all essentially schematics that we show and share with the client. Quindi tornando appunto alle schemi che presentiamo al cliente. We needed to have an internal diagram on how we were going to build the interactivity. Dovevamo avere un diagramma con cui mostrare come avremmo creato questa interattività. We knew we wanted to showcase three different storms. Sapevamo di voler mostrare tre diverse tempeste. And then have three activities per storm. E poi di avere tre attività per tempesta. So in order to build that in the time frame we had to make it systematic. E quindi per riuscire a farlo nel tempo che avevamo dovevamo farlo in maniera sistematica. So this was the system that we all agreed on how the user was going to proceed through one storm. E quindi questo è il sistema che abbiamo deciso di adottare di come l'utente poi avrebbe proceduto all'interno di ogni tempesta. So remember the gray board phase that I talked about? Vi ricordate la fase del gray board di cui abbiamo parlato? I'll take you through as quickly as possible one gray board, one set of gray boards for one storm.
Ora vi mostrerò il più rapidamente possibile un gruppo di gray board per una tempesta. One out of three. Plus there was other site content that doesn't even appear here. But I just want to show the extent that we need to figure. C'erano altri contenuti anche che non vi mostrerò qui, però voglio farvi vedere il lavoro dietro a un unico progetto per quanto riguarda i Grayboard. So this is to get the developer, the client, all the creatives on the same page and what this experience is going to be. Quindi questo è per riuscire a mettere insieme lo sviluppatore, il cliente e su tutto ciò che poi bisognerà concludere. So here we go. All the different interactions, mouse overs. Le varie interazioni. So that was it. That was just one out of three, and you have to design out all of these. Questo era uno sui tre, insomma, però bisogna riuscire a costruire tutti questi scenari. So imagine doing that as a final design and then something changes. Quindi immaginate realizzarlo come disegno finale, poi cambia qualcosa. Now you have to go back and do a final revision of everything. So devi tornare indietro e devi rivedere praticamente tutto. So that's why we have that half step between wireframes and final designs. Ed ecco perché abbiamo quel passaggio intermedio tra i wireframe e il disegno finale. As we proceeded through the project, we developed a style guide for the whole property. E poi abbiamo anche sviluppato una guida inerente allo stile per tutta la proprietà. And I don't have to spend a lot of time on this, but it was basically a visual approach to the cinematic scenes. E quindi era sempre un approccio molto visivo per quanto riguarda le varie scene. How we were going to do the technical, the learning moments of the show. Di come avremmo realizzato i momenti tecnici di apprendimento dello show. The final logo in its states. Il logo finale. So we had always envisioned it as a logo animation. So l'avevamo sempre immaginato come un logo in animazione, in movimento. Logo usage. L'uso del logo. Colors. I colori. We decided on two treatments to bounce back and forth between the calm before the storm and then the chaos of the storm. E abbiamo deciso di utilizzare due trattamenti diversi per illustrare la calma prima della tempesta e poi il caos dopo, durante. So now a document like this can help the art director make all their decisions, as well as the CG, as well as the people cutting the show. Everybody's looking at the same page. E quindi a questo punto il direttore artistico e gli altri collaboratori in questa fase stanno osservando questa pagina. Okay, e riescono a sviluppare il lavoro. Typography. Di nuovo il carattere. And yeah, it's long. Lungo, è lungo. Yeah. Che cosa usi come risorsa per le immagini, per trovare tutte queste immagini, l'elaboramento? What's your source for all these images? These images. Do you have like a subscription to something or? I mean, this particular image, I think we had a model from Turbo Squid of a human. I think this is probably an iStock image, iStock photo. Il primo iStock, il secondo lì abbiamo assunto una modella sostanzialmente. But most of these images we have to create ourselves. Ma la maggior parte le creiamo noi. E quelle relative alla, insomma, alla tempesta, alla. Which images? The before those. And after. This would have been, I think, from 300 or something like that. Like these were cinematic pieces because we had to have reference for how we wanted the cinematic to look beforehand. We didn't have any. This is a perfect example of not having the right thing to work with. You just find reference of it and say we want it to be like this. So I think these were from two different movies. Credo che li abbiamo presi da due film diversi, quindi d'ambito cinematografico. Questo è il classico esempio di quando non si ha il materiale a disposizione e dici mi piacerebbe se poi alla fine avesse questa immagine, insomma. How long did the whole production last? This one, including the
the CG was probably 8 months. Probabilmente, credo, ricordo più o meno 8 mesi, incluso il CG. So we started on the branding and the CG early, and the CG team worked right up until the show broadcast. Quindi ha iniziato chiaramente. What was before the CG? The CG and the branding. And the branding, quindi branding e CG insieme nella fase iniziale, poi il CG fino al momento dell'effettivo broadcasting. And then the interactive team probably had 6 months to build their piece. E poi la squadra sull'aspetto dell'interattività ha avuto più o meno 6 mesi per lavorarci. I think we're almost there. This is an example of the style board or UI board that I was talking about previously. Questo è un esempio dello style board di cui vi parlavo prima, quindi dei vari stili. So now the designer doesn't have to work out what everything is going to look like page by page. They can see it all at once. Così il designer non deve lavorare sul progetto pagina per pagina, no? Lo vede tutto nel suo insieme. And this is a little nerdy, but it also gives the developer a chance to build something themselves if they're missing something. E questo dà anche la possibilità allo sviluppatore di creare qualcosa se mancano degli elementi. So this is an animatic that we built. Quindi ecco un'animazione che abbiamo creato. So you can see we used a computer to read the voices because we didn't have an actor. Quindi sentite anche che abbiamo usato un computer, no, per come voce, perché non avevamo l'attore a disposizione. So this was just to show all the different states and give. This also was a reference for the sound designer, the animators, everybody. Quindi era un punto di riferimento così per gli animatori, per i sound designer. Ok, era giusto una bozza, diciamo, su cui lavorare. Anyways, keep going. And the final product looked something like this. Il prodotto finale era simile a questo. This was an example of a final matte painting. E questo è un esempio di un mapping finale. A final activity. Un'attività finale. In this particular activity, users had to pull different elements of the bubonic plague over onto locations in order for the plague to spread across Europe. In questo caso l'utente doveva trascinare la piaga bubonica sostanzialmente nei vari punti del pianeta perché questa si potesse diffondere. This is an example of a final shot of Lisbon. Questo è un esempio finale di una ripresa di Lisbona. I know, these are terrible scenarios. Lo so, sono scenari terribili, mi rendo conto. And this is another shot of Lisbon. Un'altra immagine di burning to the ground. Lisbona che praticamente brucia e rasa al suolo. So I have a reel to show of the final product. Però vi faccio vedere il prodotto finale. Perfect Storm's skit party street television documentary series that chronicles rare times in history where the natural world and human forces collide, creating disastrous results. Using expert interviews, dramatic recreation, archival footage, and photo reel computer generated effects, the series recreates 6 major disasters in gripping detail. Secret Location was engaged to create the entire visual aesthetic for the TV series as well as a large convergence project. We created the visual branding, title sequence, and the distinct places and time periods featured in each disaster using a rich mix of matte painting, 3D modeling, and animation. Diverse disaster elements were made real using physics simulation. Water, fire, volcanic ash, mudslides, and more were all given terrible life with this technique. War was raged on historic battlefield once more using crowd simulation and intricate choreography of 3D soldier models. Everything was seamlessly married together to create complete shots. Some scenes required a perfect blend of cinematic live-action footage shot by the TV the fire posters, with animated elements effectively to explore. This is brought to stunning life
resorts mercilessly destroyed by an earthquake, tsunami, and firestorm. And in a more modern setting, Tokyo 1923 is leveled by an extremely rare dragon twister, a tornado filled with fire. The disasters can be explored further in the show's online extension. In Perfect Storms Interactive, the audience can experience the disasters seen on TV on a deeper level using a series of participatory activities and tasks. Derived from the same 3D assets used in the TV show, the activities maintain a high production value and overall cohesion with the broadcast series. These assets were customized and organized into an experience that allows fans to recreate the disasters from the TV show. Users can visit Galveston in 1900 and be the hand that strikes the city with a Category 4 hurricane, or bring plague and destruction to ancient Constantinople. Extended content and TV footage of the TV show is unlocked as each task is completed to give more detailed information on the disaster and bring people back to the broadcast. To engage users early, an initial promotional campaign was launched, giving the audience the ability to bring a perfect storm right to their doorstep. Using a unique and custom-built system that integrates with the Google Maps API, a fully personalized interactive video brings a dragon twister to whatever address the user chooses. Combining the visual design work for both projects within one studio enables the TV and interactive teams to work closely together in a new collaborative system. This allowed for a completely cohesive visual branding system across all media channels and provided a superior viewing experience. This exciting opportunity gave history's Perfect Storms new life in two distinct but harmonious executions and created a novel approach to cross-platform production. So that's it. I have several questions, actually. It was free online. It was designed to be a component of the show. Era gratuito online e disegnato per essere una componente del programma. Prima che è chiaro a tutti tutto, o perlomeno la maggior parte di quello che è stato detto nel quindi voi avete lavorato per ricreare, per esempio, le ambientazioni storiche. Come avete usato il team della televisione, o avete avuto vostri, avete fatto ricerche vostre, Right, so there was a researcher that was working with the television crew. C'era un ricercatore che lavorava insieme alla squadra televisiva. No, from the television team. Sempre dalla squadra della televisione. And the television crew had hired a researcher for their show, and we were able to share that resource. Il programma televisivo aveva assunto un ricercatore per conto proprio, e noi abbiamo utilizzato quella fonte. There's a lot of back and forth between being historically accurate and getting the job done, basically. In realtà si va è un altalenarsi tra l'essere coerenti storicamente e dal portare a termine il lavoro, quindi c'è un po', ci si altalena un po'. Especially when it came to Lisbon, because there's no record of this city anymore because it was destroyed. Soprattutto nel caso di Lisbona, per esempio, perché non ci sono delle documenti storici che ci dicono esattamente che cosa è successo, quindi o come è stato distrutta, insomma, quindi. So we had to be very careful to pick the right references and work with the researcher in order to be accurate. Bisognava essere molto attenti e lavorare in stretta collaborazione con il ricercatore nel tentativo di essere più coerenti e accurati possibile. Faccio un'altra che mi sono c'è stato per caso qualcuno che lavora magari a scuola che ha pensato di usare questo strumento di insegnamento? Teaching tool in schools? Yes, I mean, for Storming Juno, for this, for D-Day to Victory, a couple of projects we've been hoping to have that, have the education market buy in on this, but no real success on that yet. Era un po' una nostra speranza, effettivamente, per questo e per qualche altro progetto, però finora effettivamente non si è fatto avanti nessuno. Necessario per guardare questo bassa.
keeping the bandwidth low on... to see this. Well, I mean, we wanted it to load as fast as possible. Volevamo che si caricasse il più velocemente possibile. So we were using every trick that we could between projection mapping and flash. Quindi tra il mapping e il projection mapping, capite. Combined with you know, video elements. We've experimented for years in how to keep this a low bandwidth experience but with maximum impact. Quindi sono anni che chiaramente continuiamo a lavorare nel tentativo di capire il sistema migliore e avere l'impatto preferibile, quindi è una questione di esperienza. In the end it's still a large site, so I think you can be smart in the way that you architect the site where you only load certain bits at a time. E credo che bisogna essere anche un po' acuti in come si caricano le cose, se non un sito piuttosto grande, importante, bisogna anche forse caricare un po' per volta. And then the site can request assets as the user needs them. E poi il sito richiede i vari asset man mano che l'utente li richiede. Did you find that had success as far as the actual traffic was concerned, the fact of how many users you had? Yes and no. I mean, when you put this much effort into a project, I don't think the show did as well as they thought it would. So, I mean, we were happy with the end product. We won awards for it, but I think that the traffic wasn't what I expected. Sì e no, diciamo che il programma in definitiva non ha avuto tutto il successo che forse ci si aspettava. È vero che abbiamo vinto dei premi, insomma c'è stata grande soddisfazione, però se si valuta quanti sforzi, no? Lo sforzo che abbiamo messo per realizzare questo progetto, forse mi verrebbe da dire che no, il traffico non è stato esattamente quello che ci si aspettava. We had bet on the fact that people will watch the show, and from the show we say go online, this scenario is interactive, and then that audience would go to the web. But as people stopped watching the show, people stopped going to the website. Perché fin tanto che c'era il programma e la gente, visto che sul programma si pubblicizzava il fatto di andare online e di interagire, diciamo, finché c'era quello la gente ci andava, e poi finito il programma si è smesso anche di andare a visitare il sito. And sometimes these factors are just out of your control. There could have been a better show on at that time. A volte sono anche fattori fuori dal tuo controllo. Forse in quel momento c'era un programma più seguito e non puoi farci niente. And was there a budget available for the communicating product? For marketing? For marketing? We didn't market this, no. Non l'abbiamo fatto noi. No. All the budget went into making it. Tutto il budget è andato proprio per realizzarlo. I think because we were able to share the computer graphics resource that really helped us with the budget, I think it was something like $350,000. $350,000, considerando che abbiamo potuto condividere il budget per la grafica. Which we were able to be efficient on that budget and build all this for what normally we would need to create assets ourselves for. Let me try to rephrase that. Normally we would have to create all the graphics that live online. Normalmente dovremmo creare tutta la grafica che viene poi realizzata online, normalmente. But because there was a budget for the computer graphics for the show, we were able to use both on the broadcast and on the interactive. Ma poiché c'era già un budget a disposizione dal programma, si è potuto mettere insieme le forze e quindi quello, diciamo, era già abbastanza sistemato quel profilo. Which when it quello della grafica. When it comes to selling the next project through, this is to our advantage because now we have a project to say we can brand a show, we can do the graphics on the show and we can do the interactive. Che è tutto sommato questo è stato bene perché un prossimo progetto possiamo dire che possiamo fare tutti e tre gli elementi insieme, quindi possiamo fare il branding e possiamo computer graphics and interactive. E poi l'aspetto interattivo. Secret Location lavorare progetti a cascata, waterfall oppure tutti insieme? Waterfall projects or all various projects together? Okay, you were at Secret Locations. You work on one single project at a time, or do you work on several projects at the same time? We're trying to break our group of people into teams.
Stiamo cercando di suddividere effettivamente il nostro gruppo di persone in più squadre. And each team probably has two projects on the go. E poi ogni squadra in genere sta lavorando su due progetti allo stesso tempo. And unfortunately for me, I'm on every single project. E purtroppo per me, io invece devo supervisionare ogni progetto. That's why I look so stressed all the time. Ecco perché ho un aspetto sempre molto stressato. We're good? Any more questions? Altre domande? Okay, well, thank you very much. Io vi ringrazio molto. Gracias.
attenzione. No, volevo sapere una curiosità, volevo sapere quanto, in quanto tempo ci avete messo a organizzare questo LDB. Quando è iniziato? Marzo? Prima? Febbraio, diciamo. Però all'inizio, insomma, non si fa molto. Il lavoro grande si fa, diciamo, l'estate, per il periodo nostro, l'abbiamo fatto l'estate. Perché all'inizio devi, insomma, contattare i docenti, pensare che cosa vuoi fare. È relativamente facile dal punto di vista burocratico, non c'è moltissimo da fare. La cosa difficile, insomma, è la cosa in realtà difficile è che noi non veniamo pagati per farlo, quindi insomma ogni cosa che dobbiamo fare dobbiamo anche stare attenti ai costi che sosteniamo, perché ci mettiamo noi con le tasche nostre. Ma avete un budget destinato alla... No, il laboratorio del basso paga tutto per i docenti, quindi mette a disposizione il viaggio e la paga oraria, però le strutture... Sì, anche le strutture c'è possibilità di averle, però per esempio campagne pubblicitarie, viaggi nostri, personali, che per me era tutto a spese nostre. E anche il vitto? Cioè sì. Anche il... Beh, diciamo, lo offrono, è una buona cosa, perché certo. to tell us. So we normally
start with welcoming the person who's about to talk to us. So, we'll do it for you. Adrian Melina from Gen 3 Media. Insieme ad altri tre partner, insieme ad altri due partner, siamo tre in tutto, ci conosciamo ormai da 9 anni e praticamente ci conosciamo dai tempi della scuola, quindi è una partnership che va indietro nel tempo, però la nostra amicizia va indietro ai tempi scolastici. Yeah, and since we began, one of my partners was very technical, and then myself and Pablo were very creative, and so you know, we always, a lot of the work since then, since the start, has always been a merger of creative and a merger of technology. So you'll see through a lot of our work that there is it's always highly interactive, very technical, but also very creative. Quindi diciamo che uno dei partner era particolarmente dedito all'aspetto tecnico, mentre io insieme all'altro partner Pablo siamo i creativi fondamentalmente, e quindi c'è sempre stata questa fusione tra tutte e tre, questa collaborazione, mettendo insieme l'aspetto creativo insieme all'aspetto tecnico. Quindi anche nei lavori che vedete, che facciamo insieme, vedete sempre questo tentativo di fondere al meglio l'aspetto tecnologico insieme all'aspetto creativo. Yeah, and so the work that we work a lot in the advertising industry, and we also work a lot in the entertainment industry. So we do a lot of ad work for agencies, BBDO, all the big ones. And we also work a lot in the entertainment industry, so working with the National Film Board, working with movie studios and TV companies to make interactive stories. Lavoriamo molto con l'industria sia pubblicitaria che dell'intrattenimento, anche nell'ambito dei programmi televisivi anziché cinematografici, e quindi insomma collaboriamo un po' in tutta questa industria dell'intrattenimento e della pubblicità. Ok, so that's a little bit about us. I won't bore you with too much. Let's get to The Defector. So The Defector is an interactive documentary about North Koreans, and it's about North Korean refugees. So it's not necessarily so much about life inside North Korea, although we do touch upon that. It's more about how difficult it is for how difficult the journey is for someone to escape North Korea, because it's not just about escaping North Korea. Even after, once they're still outside, it's still very difficult for them, because they have to make their way through China, through Thailand, and at any point in those countries they could still get caught and be sent back to North Korea. Quindi adesso voglio passare a parlare chiaramente del Defector, che è un web doc interattivo, come sapete, e che praticamente tratta la difficile condizione dei rifugiati che tentano di fuggire dal Nord Corea. Anche se in questo web doc non andiamo tanto a studiare, ad analizzare la vita, le difficoltà di vita all'interno del Nord Corea,
quanto piuttosto quanto sia difficile fuggire dal Nord Corea, ma allo stesso tempo quanto sia difficile tutto, tutto ciò che c'è intorno alla fuga, perché non è solo come fuggire dal Nord Corea in senso stretto, ma poi tutto quello che bisogna sottostare, bisogna riuscire a, a sopportare una volta anche fuori, perché poi c'è da affrontare la Cina anziché la Thailandia, quindi nel momento in cui avviene la vera e propria fuga ci sono altre difficoltà, che si può essere anche arrestati dopo essere usciti dal Nord Corea. E quindi quello che abbiamo cercato di vedere con questo web doc è tutte le difficoltà insieme, dalla fuga al dopo fuga sostanzialmente. The documentary is a web documentary and a film. So the director of the film had approached us maybe 3 years ago when she was just first starting her documentary. And so she started off really early with the digital idea. I think that's something very important. So for those of you who are filmmakers in the room, it's very important, I think, that you get and then you talk to your digital people as early as possible. And one of the benefits of that is that we were together on the story. And so instead of her, you know, making her film and then coming to us, and it would limit us in terms of the assets that we had to work with. Instead, we planned the story together. When she went out to North Korea, to China, she got stuff that was for us that was specific to the documentary. Specific to the interactive documentary. So get in early and talk, get your team in early and start thinking about your visual concept at the same time that you're thinking about your film concept. Okay, allora, come saprete, non è solo un web doc quello di cui stiamo parlando, ma è stato anche pensato, e forse precedentemente pensato come film fondamentalmente, no? Quindi nasce da un progetto di questa filmmaker che ha avuto la ottima idea in realtà di contattarci fin dagli esordi, da quando ha iniziato a scrivere tutto il progetto, ed è una cosa ottima. Io incoraggio tutti voi filmmaker qui presenti oggi anche ad avere questa visione, perché se si riesce a lavorare fin dagli esordi insieme in campo poi digitale, si riesce a portare avanti il progetto in collaborazione e per esempio in questo caso quando lei è andata nel Nord Corea per fare le riprese, avendo già parlato con noi, avevamo già capito quali sarebbero state le necessità, che cosa avrebbe dovuto riprendere anche per aiutare noi poi nella produzione digitale, e quindi lavorare a braccetto sul prodotto, chiaramente questo è stato più utile poi per una soluzione finale più ottimale. Ok, so and let's what time we should probably show them the factors so that we can have an understanding of what I'm talking about. So Eduardo, if you want to play the clip? Yeah. All right. So since you're not seeing us, can you go with the audio, or I'll tell you when it's over? Yep. Yeah, just something like that. Me and my family see every day. No one from us can see how much we struggle. This journey will take you inside North Korea. The story you will experience is mine, but is shared by so many living in North Korea today. Thank you.
aspects. So, you know, the director was a very long process. So, you know, as documentaries always are, you know, we started this project in 2000, and the first email was 2010. And it was an idea from and the director, Ann Shin, who you'll talk to later today. And, you know, it wasn't for another 6 months we didn't hear back from her when she was just like, oh, okay, I'm actually going to start, you know, going for funding. And then, you know, we worked really hard with her every step along the way through a lot of funding. So I think that was really good because we had her funding a little more attractive to people. So when she was trying to get the film portion made, was that she had this digital component. So it looked like she had like this nice, she had a nice package to show people so that they would, you know, they looked more attractive. Diciamo che il progetto in sé per sé ha richiesto chiaramente un po' di tempo di lavorazione, tant'è vero che la prima email, il primo contatto che abbiamo ricevuto da Ann Shin, la regista che poi sentirete più tardi questo pomeriggio, la prima email l'abbiamo ricevuta nel 2010. Poi per 6 mesi non abbiamo più ricevuto notizie, quindi nel frattempo poi quando il contatto è stato ripreso abbiamo chiaramente iniziato a parlare di come trovare il finanziamento necessario per poter procedere con il progetto, e anche in questo senso devo dire è stato ottimo poter collaborare insieme, perché il modo in cui ovviamente lei proponeva il progetto faceva sì che l'idea anche di finanziarlo fosse un pochino più allettante, nel modo in cui sapeva proporlo, allo stesso tempo c'era questo, l'idea appunto di lavorare insieme al film nell'ambito digitale. E quindi il modo in cui siamo riusciti a proporre il contenuto riusciva ad arrivare ai giusti finanziatori per poterlo portare avanti. Cool. So one of the things that you know, that I wanted to talk about was how do you make a documentary interactive? I think the important thing here is, you know, when a lot of when a lot of filmmakers first start off making their idea, making an idea interactive, it sometimes can, you know, end up being like an interactive video player. So it's a little too simple. And you know, just by putting previous and next buttons doesn't make something interactive. And, you know, for something to be interactive, it has to be engaging. And you want to be, you want to entice the user to play around with the site. So it should be more than just a video player. And you basically want to think about how will Trexity actually make this concept better than just making a film. Quindi chiaramente poi la domanda che ci si pone è come rendere un web documentary interattivo, perché solo il fatto di avere il pulsante, no, next, e di sfogliare le pagine, questo non rende un web documentary interattivo in sé per sé. Perché sia interattivo è chiaro che è necessario attirare l'utente, di farlo sentire coinvolto in qualche maniera, partecipe in quello che sta visualizzando, e far sì che abbia questa sensazione che sta diciamo giocando, ma non nel senso proprio del termine, ma quanto interagendo col sito in quanto tale. E quindi la domanda che ci si pone appunto è come rendere proprio il concetto in sé per sé interattivo. Yeah, so, I mean, for us, you know, it's a matter of interactive documentaries or interactivity in general. It's a matter of choice and giving the users options. You know, essentially, you want to make the user feel like they're directing their own experience. So, you know, while the director is linear, you can also explore it in a non-linear way. So I think by allowing the user to have choice and to have option of the content that they're seeing, and the ability to basically see it in any order, is what makes it interesting to them. Because, you know, most people, like when you're thinking of a film, you're thinking of 90 minutes or 120 minutes, but we've got, you know, web
that document, and you're usually thinking, you know, somewhere between like 5 and 15 minutes. 5, 15 minutes. Yeah. Quindi chiaramente nel rendere il tutto interattivo, la questione di base è far sì che l'utente e il fruitore possa avere delle scelte, quindi dare delle opzioni, e sia poi l'utente finale a fare le sue scelte. L'utente deve avere la sensazione che stia dirigendo la sua propria esperienza all'interno del web documentary. Sappiamo ovviamente che il film è, in quanto tale, è proprio lineare. In questo caso abbiamo bisogno di soluzioni non lineari, dove si può scegliere che cosa vedere, quando vederlo, e quindi, a differenza di un film che avremo quei 90-120 minuti dove siamo seduti lì e guardiamo in maniera lineare quello che sta accadendo, nel caso di un web documentary avremo l'utente che usufruisce del sito per quei suoi 5, dai 5 ai 15 minuti, e quindi le necessità sono altre. So I think it's important that, you know, there's something that we do, and it's you know, it's more than just a story, but you know, with putting things online, you know, the user has the ability to leave your website within the first 5 seconds, right? So if somebody's seen somebody's rented a movie or is seeing something in a film, you know, they've sat down and they're there, they're committed to being with this movie, but when you're making interactive things, you know, the user can leave at any point. So you always have to make something really interesting. So for us, we always try to add a unique element. So obviously the story has to be good still, but it's also important to show the user something unique, something they haven't seen before, either from a design perspective or from an interactivity standpoint. Quindi è importante in questo caso, volendo creare l'interattività, volendo avvincere il fruitore, che il tutto si concentri solo ed esclusivamente sulla storia, perché mentre un utente può lasciare il sito nel giro anche di 5 secondi, quando invece si affitta un film o si va al cinema, è chiaro che insomma sei dentro a quello che è l'attività che hai intrapreso, e rimani lì, il film te lo guardi tutto. Quindi dobbiamo sempre ricordarci che nel caso dell'interattività, poiché l'utente può andare via da un momento all'altro, bisogna rendere il tutto estremamente interessante in maniera singolare. Bisogna chiedersi che cos'è che posso dare in questo contesto interattivo che sia singolare, che sia unico, che avvinca in qualche modo il fruitore, perché non è solo la bella storia a tenerci legati lì, ma deve esserci qualcosa in più che ci porta ad essere interessati e restare più di quei 5 secondi sul sito. This element here is basic to, you know, when they first open the site, they're not really sure what they're going to see. So it's a matter of making sure that you have something really strong and powerful or interesting, you know, visually interesting to start off with. You know, and interactive documentaries can be, you know, they don't have to be so video-based. They can be completely different. They can be very, very different looking. I think, you know, we've done 3 interactive documentaries so far. The Defector, Waterlight, and Bear 71. I would put the Bear 71. I just wanted to show it to you just as an example of how different interactive documentaries are. I think Bear 71 is a great example of how non-traditional you can get with interactive stories. So the water from play Bear 71. Yeah, and then Christina, translate 1 second. Quindi chiaramente nel momento in cui si inizia a lavorare su un sito di questo tipo, bisogna ricordarsi che bisogna avere qualcosa di estremamente forte che avvinca il fruitore, che sia forte sostanzialmente visualmente, visivamente, che non deve essere necessariamente un video. Ci sono altre soluzioni che si possono trovare. In ogni situazione, per esempio, abbiamo creato 3 progetti fino ad ora, quindi The Defector, Waterlife e Bear 71, e adesso andremo a vedere una clip di Bear 71, e in tutti e 3 i casi abbiamo trovato soluzioni diverse fondamentalmente per riuscire a rendere il web documentary interattivo in maniere differenti. E adesso ce lo vediamo.
They have said Leap One is a rich interactive project, installation, and social narrative that at the heart of it all features a 20-minute interactive documentary that raises awareness about the intersection of animals, humans, and technology. This multi-user experience launched alongside an installation at the Sundance Festival entitled Bear 71 Live. The narrative follows the real life of a female grizzly bear in Canada's Banff National Park from the moment she is tagged and collared by park rangers to the moment of her untimely death. The story is narrated by Mia Kirshner from the bear's perspective, but users witness it through real footage collected from over 1 million photos taken by motion-triggered cameras that encompass the park. Bear 71 blurs the line between the wild world and the wired one. Audiences explore the bear's natural habitat, which is expressed as an abstract landscape constructed by thousands of stylized data points. A 3D particle engine was custom built to bring this nature grid to life. As users tour the grid, they can peek into the multiple surveillance cameras placed around the preserve. The bear's story speaks to how we coexist with wildlife in the age of networks, geolocation, and shared digital information. While exploring the chapters of the film, users are even turned into animals. If a user accepts, the site will use your webcam to observe you and broadcast video of you to other viewers by posting them to the surveillance wall. This multi-user server also generates users as clickable moving points on the grid, so you can chart your own path and track those of other users. The project has been extremely successful, with an outpour of comments coming from both Twitter and coverage from international press. Bear 71 highlights how our increasingly heavy dependence on technology separates us from nature, even though it allows us to keep closer tabs on it. It also forces us to confront how we view ourselves in relation to technology and nature, and makes us question the validity of surveillance, both in the wild and in human society. Effettivamente, confrontando i due web documentaries, come sono estremamente diversi, no? L'uno dall'altro, in questo caso, e che non si tratta di avere solo un filmato, sostanzialmente un video. E se pensate che per riuscire a produrre questo progetto, cioè, è stato un lavoro anche piuttosto lungo, si sono impiegati un buon 5 anni di lavorazione nell'insieme, e anche con lo scopo di riuscire a portare le persone a pensare l'interattività in maniera diversa, e anche portare i storytellers tradizionalisti, molto legati al loro modo, insomma, di comunicare le loro storie, portare anche loro a vedere come sta tutto cambiando, e anche il modo di presentare l'interattività nel proprio modo di raccontare le storie sta cambiando, sta modificando. Quindi questo è un sistema, devo dire, abbastanza innovativo di quello che si può creare. Adrian, one second, there is a question. Yeah, sure. Could you talk a little bit more in detail what you mean when you say this is a new frontier of how we can get into the interactivity aspect of storytelling? Sure. Well, I think one of the nicest advantages of
taking interactive documents is that the document traditionally have a they're a niche market fit. So you know, you watch a documentary, even on a specialty channel, or you can learn about it if you rent it, or you maybe go to like a documentary film fest. But the reach is very narrow. And so when we created Waterlife and the Defector, which had film components to it, the whole reason was not just to market the site, it wasn't to market the film. The reason to create the interactive documentary was to be able to reach all those people who weren't going to see the documentary film. Waterlife to this day had over 2 million viewers. You need to see it. Can you stop there one second? So to video. Yeah, yeah. Diciamo che il discorso è voler soprattutto raggiungere quelle persone che tradizionalmente appunto non avrebbero avuto questa esperienza interattiva o comunque non si sarebbero approcciati ad un web documentary appunto interattivo sul sito, perché fondamentalmente legati a un modo di visualizzare i documentari, per esempio su canali specifici, no? Su canali appositamente creati per documentari, e quindi non avrebbero avuto neanche il modo di interfacciarsi con questa nuova realtà. Per esempio, quando abbiamo creato The Defector Waterfall, non era solo per, che sono dei film comunque, no? Dei filmati, non era solo per riuscire a immetterli sul mercato, quanto proprio per raggiungere queste persone che altrimenti probabilmente non avrebbero neanche visualizzato il documentario in quanto tale. E in questo caso, per esempio, siamo riusciti a raggiungere oltre 2 milioni di persone che altrimenti probabilmente non avrebbero neanche raggiunto. No, la mia domanda era diversa, cioè vorrebbe essere quella. Aspetta, keep going. And then when you look at Bear 71, Bear 71 was not a film, like there was no film, it was just an interactive documentary. And it was a documentary made from content and surveillance footage. So this wasn't somebody going out and looking to shoot footage, it was basically unarchived content that was from like surveillance cameras from one of our national parks. And we actually sculpted a story out of that. So, you know, it's, you know, I think that's a great example of, you know, making a story that couldn't necessarily be a film. You know, it would have been difficult to make a film. And, you know, the whole concept of it was that it's truly digital. All right, stop there one second. Thanks. Come nel caso invece di Bear 71, dove abbiamo visto che non è un filmato in quanto tale, e anzi in realtà è stato creato prendendo vari contenuti già presenti all'interno del filmati che erano nell'archivio del parco sostanzialmente, e quindi tramite questi poi si è creata una storia, quindi si fa esattamente il contrario. Cioè in sostanza la risposta alla tua domanda è che la maniera in cui stanno aprendo nuove frontiere dell'interattività è che qui in Bear 71 addirittura usato delle telecamere, i filmati di telecamere di sorveglianza, quindi non hai neanche più bisogno del videomaker che va a fare delle cose, ma prendi il materiale delle telecamere di sorveglianza del parco nazionale, le assembli in una certa maniera e riesci a creare un prodotto che da praticamente da zero, perché nessuno a parte i sorveglianti stessi va a guardare le telecamere di sorveglianza, ha il dubbio di visualizzazione. All right. Brevissima domanda. There is another question. Brevissima, no, solo sui finanziatori del progetto dei rifugiati, il progetto sui rifugiati. Oh. Chi sono i finanziatori? Come hanno trovato i finanziatori? Can you say something about who financed the project for the defector? Sure. So you know, if you need more information, sure catch up and kind of fill you in, because it's very similar to how we fund a lot of things in Canada. The Defector was funded through a lot of government programs, so we are very fortunate in Canada to have a lot of funding for our media programs. So we have the majority of it was funded by something called the Bell Fund, which gives you 75% of what you're
lot of work. So, you know, the federal funds, you can apply for anything up to $250,000 to fund your digital component that you're creating. Only the digital component? Only the digital. All right. Thanks so much. Allora, devo dire che in Canada siamo abbastanza fortunati in quanto riusciamo ad avere dei finanziamenti governativi abbastanza importanti, insomma. Nel caso del The Factor abbiamo potuto accedere a un finanziamento governativo da parte di un'organizzazione che si chiama The Bell Fund e finanziano fino al 75% del budget totale. E che poi l'importo massimo in genere finanziabile del progetto dovrebbe essere intorno ai $250,000. Su questo, insomma, il 75% è completamente finanziato, almeno per quanto riguarda la componente digitale. Solo per la componente digitale. And I think when you talk to Anne, because Anne Shin, the director, next, I think she'd be better to maybe save the funding questions for. She's an amazing person at getting things funded. If you look at the defector, she had, if you look at the website, she had maybe, I think, about like 12 different funding sources, so she was really good at that. Se poi volete chiedere a Anne nella prossima videochiamata, insomma, è lei l'esperta in realtà del funding, sì. Okay, so did you have something to add to what you were saying? Because we interrupted you a couple of times. Oh, yeah, well, that's okay. You can ask questions at any time. I think I'll just have two more points, and then we can just start getting into questions, I think. Yeah. But. For me, I think the two biggest points is, you know, looking at what other people are doing. And I said, like, you know, like being unique and offering a fresh twist on something is really important. I mean, you know, so, you know, I would highly recommend becoming familiar with what's out there if you're not already. So great places to do that are, and I could send you links to this, Eduardo, but there's a website called the FWA. There's another one called Awards, so it's A-W-W-W Awards, right, but with three W's. And then for me after, like, once we're done? Yeah, sure. Oh, I could probably Kid just... Kid was here, he's going to write it down. Okay, there you go, yeah. So those two websites are really good. Those are, like, site of the day websites. And then the NFB's Interactive, the NFB Digital, is fantastic. They have a large amount of documentaries, really small and really big. And then I'd say, like, for interactive journalism, you know, look to the New York Times. They're doing a lot of things, nothing necessarily really big, but really interesting things. And I think they're the first newspaper to start doing interactive journalism really well. Quindi direi che la prima, allora ci sono ancora due cose che voglio dirvi fondamentalmente. La prima è per poter riuscire bene nel settore. È fondamentale, chiaramente, osservare che cosa stanno facendo gli altri, quindi essere sempre ben consapevoli di che cosa c'è là fuori ed essere, insomma, ben accorti sulla realtà circostante. E questo vi permette, chiaramente, di trovare la vostra singolarità, il fatto di essere poi unici nel prodotto che si va a proporre. Per poter capire bene che cosa c'è là fuori, c'è tutta una serie di link che adesso potete vedere qui, tra cui un'altra cosa che insomma sottolineavo era per quanto riguarda il giornalismo interattivo, potete fare riferimento anche al New York Times, che ultimamente sta facendo delle cose, dei progetti molto interessanti, non enormi, però per quanto riguarda il giornalismo interattivo, il New York Times, diciamo, è un punto di riferimento da andare a studiare per poter capire che cosa c'è adesso fuori sul web. The last point, I guess, is kind of like when it's a rule and an approach that we have here at our company, and it's something that we call the 220 rule, or as I've translated it in Italian, the I 220 regolo, if I said that right. But regole. Oh. Yeah, the 220 rule. So basically, the idea here is that. You basically want to create content that is users will be on your site at a wide variety of times. So some people might come there for 2 minutes, and some people might come there for 20 minutes. So you want to make your content, you don't want to make a site that is that users have to stay for, like, the start to the end. You have to think in a non-linear way,
And you have to think, well, if the user's here only for 2 minutes, if they only have a little bit of time, are we giving them enough that they can kind of like, are we allowing them to go through the site really quickly, see something really interesting, and kind of get the overall message so that they can leave and be like, okay, I know it's a bad place, it's very difficult for people to escape. Or if they're really interested and if they're very engaged, are we providing them with enough content and enough variety so that they can stay longer than expected? And I think that's very important to interactive filmmaking, is to think about how different users are. Okay. Quindi l'ultimo punto che voglio condividere con voi è un po' la nostra regola aziendale, il nostro approccio aziendale, e che noi chiamiamo, ho cercato anche di tradurre per voi e ve l'ho tradotto con queste regole 2.20. In che cosa consiste? Bisogna considerare che gli utenti non sono chiaramente uguali, no? C'è chi resterà sul sito 2 minuti, c'è chi può restarci 20 minuti e bisogna tenere questo in considerazione quando si crea il progetto, perché bisogna chiedersi per l'utente che rimane sul sito quei 2 minuti, sto fornendo dati, informazioni necessari perché quei 2 minuti siano di grande esperienza, che porti comunque il contenuto di tutto quello che io voglio comunicare. In quei 2 minuti stanno ottenendo il meglio, il massimo, ciò che io voglio fornire. Così come bisogna chiedersi invece, per chi rimane quei 20 minuti, i contenuti poi sono sufficienti? Devo fornire dell'altro? Sto fornendo abbastanza, per cui in realtà magari quei 20 minuti possono diventare, no, anche di più? Quindi fondamentalmente tenere sempre presente quanto gli utenti siano diversi tra loro, e questo ci aiuta poi a creare un prodotto ottimale. E there is a question. I programmi di montaggio, allora, questa domanda te la rispondiamo dopo, perché no, the question was about technical stuff that we will touch upon it later. So I said the person who was asking the question. So next question. I have a question. So if you're thinking more about this 2.20 rule, does it mean that he does a short version for those who are in hurry and then a longer version for those who have time, or it's two different things? Can you speak a little more about this? Is very interesting, I think, the 2.20 rule. Do you get the question, or do we need to repeat it? I think so. Do we need to create two separate experiences, one short and one long? Yeah, exactly. No. So I think the idea here is that, so for example, let's say if you look at the defector, in the defector you can, there are about six main story points. And you could just go through and you could just watch the videos and go from one section to another section. But in between each one of those videos, when you stop at one of those 360s, when we stop at a location, there's a lot of hotspots and there's a lot of photos, there's a lot of videos, there's a lot of text. So you can really just kind of, you can skip all of those and just go through and watch the videos, and the site will take you maybe 6 minutes to watch. But you can go through all of the content and stay there and click on every little button in there and stay on the site for over 20 minutes. Allora, diciamo, does that? Sì, fondamentalmente, allora, no, non sono due esperienze diverse, il modo in cui viene strutturato, nel senso che se vedete il sito The Factor, c'è la possibilità di fare questa esperienza interattiva anche nel giro di soli 6 minuti, nel senso, per come è strutturato, si va da una finestra ad un'altra, insomma, in totale dura 6 minuti, ma all'interno poi di ogni sezione c'è la possibilità di acquisire ulteriori informazioni e quindi di andare a incrementare l'esperienza fino ad arrivare a 20 minuti. Quindi c'è una linea di base di 6 minuti, può essere lineare in 6 minuti, oppure all'interno di quei 6 minuti andare a aggiungere le informazioni che si acquisiscono. So it's not the 2.20 rule anymore, because it's 6.20 rule. What I was trying to say is that the short version is linear or non-linear. Did you get a question?
Yeah, so I think your choice whether to go linear or nonlinear is up to you. So The Defector is a linear story because it's more about her path going through North Korea. But for example, in the website that we did called Water Life, Water Life is a site that was made from a film, and it was we divided the site up into the 23 different themes. And so you can browse the site in any order that you want. It's basically, there's like a list on the side, and you can just click on any one of those sections. And it doesn't really matter which order that you see the site. You can click on two sections, or you can click on 20 sections. And that's kind of the idea where we came through. So it's kind of, you know, if you have, just thinking about it from a way of, you know, the numbers 2 and 20 are just, they're not relevant. It's more about thinking about the user that they can have a way to go through the content really quickly and the way to go through the content, like to dig deep into the content. Okay. Quindi chiaramente dipende sempre dallo scopo finale fondamentalmente. La scelta finale sta sempre poi all'utente, nel senso che nel caso di The Defector chiaramente quella è una storia lineare in quanto tale, nasce come storia lineare, quindi c'è la possibilità di avere la versione breve e di seguirla linearmente, così come poi c'è la possibilità di approfondire la storia e di entrare più in dettaglio, mentre se si va a vedere Water Life, che nasce sempre comunque da un film, quindi storia lineare, in quel contesto però siamo riusciti a creare 23 temi diversi, che poi quindi sviluppano il sito in maniera non lineare e oltretutto non fa differenza come si va a analizzare questi 23 temi diversi, quindi si può seguire qualunque ordine si preferisca. Quindi non, effettivamente quei numeri 220 erano così, numeri indicativi, fondamentalmente bisogna sempre ricordarsi che gli utenti sono vari e variegati e bisogna cercare di dargli la possibilità di scelta o seguire il web doc in maniera rapida oppure in maniera approfondita. Allora, ci sono altre domande perché abbiamo altri 5 minuti, cioè in realtà tra 5 minuti parte l'altra videoconferenza, quindi se avete delle domande da fare, le ultime due forse abbiamo spazio per farle. Io ce ne avrei una. Okay, so I'm saying that we have time only for a couple of more questions because at 5 we also have appointment with Anne. I have a question. So for Bear 71, first of all, let me compliment you for that because I think it was an amazing idea. So how did you get the permission to use the you know surveillance cameras from the I guess that was a national park or something? I mean, yep. Get there. Right. So Bear 71 was a okay. Per yeah. Poter utilizzare i filmati provenienti dalle telecamere di sorveglianza. Yeah. So Bear 71 was a huge collaboration between a lot of people, and the way that the National Film Board works is, I said this earlier. They like to pair. Traditional storytellers with people like us, digital storytellers. And they came to us with this idea of there were two, what they call creators, which are essentially directors on the project. And one of them, Leanne Allison, was, she's from that area, and her, I think it was her husband or friend, is a park ranger. So he works at the park, and he is the guy who actually manually, who collects all this footage. So he had all this footage, and her, there was this idea of like, well, we should do something with all this footage. It'd be really interesting to do something with all this footage. And then that's where the National Film Board and us at JM3, where we came in, we're like, well, what can we do with all this footage that we have, and how can we tell a story with it? Come ho detto prima, chiaramente per Bear 71 c'è stata una grossa collaborazione tra molte persone e c'era l'idea di mettere insieme i filmmaker più tradizionali insieme a noi e quant'altro, però in sostanza per questa domanda specifica diciamo che dei due creatori interessati al progetto
una dei creatori è donna, il marito o l'amico, adesso non ricordo quale, comunque lavora nel parco come sorvegliante del parco, e quindi sapevano di avere tutte queste riprese a disposizione nei propri archivi e si sono posti questa domanda: che cosa possiamo fare con tutte queste riprese? Cerchiamo di farne qualcosa. E in realtà poi è nato da qui, fondamentalmente, il modo in cui siamo arrivati a poter utilizzare. So we can say it was a combination of old ways and new ways of doing stuff, like personal knowledge and right. Okay, so I would say we can say thanks to Adrian Bellina for sharing with us these amazing videos and for accepting to have this Skype conference. So we also like to give an applause at the end. So thank you very much, Adrian. And talk to you soon, okay? Okay, grazie. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bye. Ok, allora adesso abbiamo un minuto di riposo e poi la videoconference con Anshin, che è la creatrice di... Sì. Ah. Anche due minuti. Ah. Anche due. Beh, in realtà... Allora, subito... Yeah.
you don't have to appear to sell on Grazie.
c'ho questa versione nuova di Skype che l'hanno appena fatta. Disponibile ma connesso. Ma siamo in linea, scusate un secondo, cioè giusto per controllare. Non lo sappiamo, siamo... no, invece non siamo in linea. Ah, non siamo proprio connessi a internet. Ecco perché già non connesso. Connesso? Sì. Good. How about you? Very well, thanks. Yes, so I was sweating because we were having technical troubles, so we were getting very late, and yes. You know, we feared that we couldn't actually be there for your appointment, for the appointment with you. So, one question. Do you mind if we don't start up the video on our side? Because we... It's fine. Yeah, okay, awesome. Okay, let me say a few words. So, come vi ho anticipato prima, Han Xin, autore di The Defector e di tante altre cose, è qui per presentarci, per dirci qualche cosa sulla parte, diciamo, della creazione di The Defector. And let me introduce you immediately to Cristina, she will be the interpreter. Hello. Okay. Hello, how Hi. Are you? Ciao. Ciao. So please allow some... Not very much at all. I'm here for you. Okay, I have a question. Yes. Who's in the audience? Like, are they filmmakers, documentary filmmakers, or digital media producers? Filmmakers, journalists. I don't think is there any producer. Qualche produttore? No. È un produttore? Oh, no. Okay. And let's say graphic designers, sorry. Yeah, that's what I... So, journalists, filmmakers, graphic designers, and then there is Pietro Galliano. Hi. Who, by the way, says hi. Yes, so, more on the filmmaking part. Okay. All right. So, shall I start? Okay, let me first have the audience welcoming you the way we always do. So, please help me welcome Han Xin. Okay, so I guess what I'll do is I'll talk about our my approach to the interactive project as a documentary filmmaker, how we decided to go with this format as opposed to other formats. Does that make sense to you? And then, I could also talk about other ways of thinking about interactive projects later if we have time. Like I could talk about a new project we're doing that takes print and makes it into an interactive project. Okay. But so to start, Wait, I need to allow a second for Christina to yes. Yeah.
Ok, quindi vorrei iniziare semplicemente spiegandovi qual è stato il mio approccio con questo progetto interattivo, del motivo per cui si è scelto questo format, e poi se abbiamo tempo verso la fine volevo anche introdurvi a nuovi modi interattivi che si stanno esplorando. Per esempio in questo periodo stiamo vedendo anche un progetto che parte dalla stampa, dalla carta stampata, per poi diventare interattivo, però adesso chiaramente ci concentriamo sul progetto specifico. Did Adrian talk about conception, how we considered apps and other things as well before we decided on this project? No. Okay. So has everyone seen the trailer for the film trailer? Yes, that Adrian saw. Okay. Everyone saw the film trailer. Okay. So you understand the nature of the story. As a journalist and a documentary filmmaker, I was trying to think about what interactive platform would best serve this particular subject. E quindi chiaramente avete capito la natura della storia, in quanto avete visto il trailer e quant'altro, e io, come in quanto giornalista e filmmaker, mi sono posta proprio questa domanda: quale poteva essere la piattaforma più interessante per poter raggiungere un vasto pubblico? Okay, so research and development stage is very important in this process. And during the research and development stage, we considered maybe 4 or 5 different approaches to interactive. E quindi chiaramente in questa fase di iniziale è fondamentale sviluppare chiaramente la ricerca nel settore, e mentre andavamo alla ricerca di come approcciare l'interattività abbiamo pensato a 4 o 5 diversi approcci. So it's important to cast your nets wide in this phase to think about the different forms, whether it's a mobile app or an interactive web doc or an ebook or some other app. E quindi in questa prima fase è sempre importante gettare le proprie reti, diciamo, nel vasto mare a disposizione dei vari approcci. Quindi abbiamo considerato anche nella fase iniziale l'idea di usare l'interattività tramite le applicazioni o tramite ebook, invece di pensare solo al web documentary. Quindi abbiamo esplorato un po' tutte le possibilità interattive. As you know, apps are more likely to go viral or more likely to generate revenues, but apps are not always appropriate for each subject. Come sapete, chiaramente le apps sono sempre più ideali nel momento in cui si vuole pensare a possibili entrate, però non è necessariamente la soluzione poi finale ideale. So in research we did about 5 approaches. I'll talk about 3 approaches and how we narrowed it down to 1. Quindi vi parlerò un po' dei 3 approcci che abbiamo considerato e di come poi siamo giunti all'approccio finale. So in research we thought it would be funny to do an app that could change your face to Kim Jong-il's face, a Kim Jong-il me app. Can you repeat that? One of the research things we researched was how to have fun with the North Koreans topic. It's so ripe for satire, right? Per la satira. Okay, so because we got a little bit of a connection trouble. So one of the di renderlo divertente. Yeah, how would you make that enjoyable? That's what you meant? No, divertente. Quindi or a satire to satire. Mock it. Quindi nella prima fase in cui si consideravano le varie opzioni e soprattutto nel considerare le applicazioni, si pensava di come sfruttare, come rendere, diciamo, la situazione quasi come una satira, come anche prendere in giro un po' quella che è la fisionomia dei nordcoreani. Okay, so one of those things was the Kim Jong-il Me app. So we're looking at images that are funny about Kim Jong-il.
E quindi qui abbiamo utilizzato queste immagini un po', ecco, buffe, ridicole, come vedete qui, del dittatore coreano. It's funny to be able to change people's faces so that they could put themselves in Kim Jong-il's body. Pensavamo divertente la possibilità di mettere l'utente poteva mettere il proprio corpo e incollarci il volto del non so il nome. Can you see this? Can you see this? Can you spell the Kim Jong-il? Is that Kim how you pronounce it? Kim Jong-il. Yes. Okay. Kim Jong-il. Okay. Can you see it? Lo vedete? Riuscite a vedere? No. No. Let me try. So here we go. This is an app that lets you put different faces into the same clothing, right? So someone here is different from this face here, right? Sì, quindi vedete come si usano i volti diversi sui vari corpi. So it's a simple app. We thought it would be funny and it could go viral. But the tone obviously was not quite right for the subject matter. Ci sembrava chiaramente un'applicazione che è divertente, ci poteva stare un po' nell'insieme, però per quello che era il nostro obiettivo finale non sembrava delicato, ecco, non era forse il caso di procedere con questo sistema. It was tempting though because we wanted to have some kind of support strategy to make people interested to check out the website. Anche se la tentazione devo dire è stata forte perché volevamo trovare una strategia che facesse che portasse la gente. So that if they knew about this app. Go ahead. So that if they knew about this app, they might check out the interactive website. Per cui l'idea era che se venivano a conoscenza appunto di questa applicazione, poi si sarebbero interessati automaticamente anche al sito. But the tone was not right. So we shelved it. Il tono chiaramente, insomma, non era quello giusto, quello appropriato, e quindi l'abbiamo scartato. The second approach we wanted to do was a very immersive interactive web doc. E il secondo progetto che avevamo pensato era un web documentario interattivo particolarmente coinvolgente. Immersivo. So we were looking at various apps at the time that allow for 360 degree filming. E quindi siamo andati in cerca di applicazioni, varie applicazioni che permettevano una riprese a 360 gradi. My colleagues at Jam 3 have developed a new small camera, but at the time, 3 years ago, there was only a very big contraption called the Yellow Bird that could take 360 degree images. Oggi come oggi sì, diciamo i miei colleghi a Jam 3 sono riusciti a produrre una telecamera minuscola, insomma, che oggi permetterebbe questa soluzione, però all'epoca c'era solo una telecamera più grande e quindi non, anche questa non era la soluzione che potevamo perseguire. So this is a demo of the Yellow Bird. Vi faccio vedere una demo di questa telecamera che si chiama Yellow Bird. And I can move my map and change my see if I can move okay. So I can move my mouse and change the angle that we're looking. Whatever. I can't do it right now. Okay. But you understand the concept. This would make for a very interesting, perhaps tablet experience where you could raise the tablet and move around and enter into the environment. E questa sarebbe stata una soluzione ottimale nel caso in cui si utilizzava un tablet, perché si poteva alzare, si poteva muovere, quindi dava questa possibilità. Right. So this kind of app would have been on point with my theme and subject of my film.
effettivamente questa applicazione sarebbe stata davvero ottimale per il tema del mio film e per l'obiettivo che volevo raggiungere. I wanted to expose people to the realities of North Korea and escaping North Korea today by immersing them in the journey. Perché volevo esporre le persone alla realtà nordcoreana di oggi e alla difficoltà nel fuggire dalla Nord Corea, proprio permettendo loro di avere questa esperienza immersiva. So I thought it would be wonderful to do a kind of interactive journey where you could move and you could be as if you're in that environment. E quindi mi sembrava interessante cercare di creare la possibilità di fare un viaggio interattivo dove ci si immergeva proprio nell'ambiente specifico. The difficulty with this is the production. It required a huge contraption that you had to set down and you had to step away while it filmed everywhere. Il problema però consisteva poi nella produzione, perché chiaramente la telecamera era troppo grande per poter portare avanti il progetto, non si riusciva a filmare nella maniera appropriata. And we were going to be filming undercover with defectors who were really escaping. So it was too much of a risk. Perché chiaramente in questo caso stiamo filmando sotto copertura con persone in fuga, la telecamera non poteva essere visibile chiaramente, altrimenti saremmo stati tutti a rischio. So the kind of the immersive 360 technology, we scrapped that as well. E quindi abbiamo scartato anche l'idea di un'esperienza immersiva a 360 gradi. The alternative approach, though, that we developed from there was to film POV a lot. So to film in the point of view of the traveling person, just with the Canon DSLRs. E quindi l'alternativa è stata quella di scegliere di filmare direttamente il punto di vista della persona. Then can you repeat the last part with the SLRs, is it? The Canon DSLRs. Okay, quindi con le Canon DSLR. Yeah. And the Canon, can you stop one second, sorry? Yeah. All'inizio va, sì. L'approccio immersivo del tempo è questo adesso, quello che sto spiegando ora, della ripresa secondo il punto di vista della persona. Attraverso queste Canon. Okay. Go ahead, Anne, please. Okay, so I met with Adrian early on to talk about the story of the film as I knew it. This is before filming, or as we started filming, the story changed, and how we might work with the budget to create an interactive web doc that showed the point of view of a defector escaping. Quindi mi sono incontrata con Adrian proprio nella parte iniziale della progettazione, prima ancora in realtà di iniziare a girare il film, perché poi durante le riprese in qualche modo la storia è anche cambiata, e però abbiamo valutato appunto insieme il budget e che cosa si poteva fare per riuscire a creare il progetto su queste basi. I knew for the film I had the budget to film from North Korea. Well, the border of North Korea through China into Laos and Thailand, and eventually maybe Canada, maybe South Korea, maybe Italy, or maybe Europe. Sapevo che in base al budget potevo partire dal Nord Corea per poi dirigermi, insomma, nei vari paesi, dalla Thailandia a quelli confinanti, per arrivare addirittura in Europa. So as we were thinking about the narrative structure for the interactive web doc, we thought we would push the point of view aesthetic much more in the interactive web doc than what's taken in the film. Sorry, could you repeat that? Yeah, we decided to model the same journey in the interactive web doc,
but to make it point of view, all of it, as much as possible. Whereas in the film, I'm following other people, I'm following the subjects. Quindi nel film sono... Okay, you got it. Okay, thanks. Nel documentario hanno deciso di fare tutte le riprese, di enfatizzare molto di più le riprese in soggettiva, quello che tecnicamente si chiama in soggettiva, cioè dal punto di vista di quello che sta scappando, mentre invece nel film hanno fatto delle riprese in campo medio semplicemente, quindi la camera ferma e le persone che si vedono davanti passare, proprio perché nel web doc volevano rendere diciamo protagonista il punto di vista immersivo. Yeah. So when I was to start production in Asia, I already had a film kind of treatment in mind, but also a different treatment for the interactive web doc in mind. Quindi quando ho iniziato la produzione in Asia avevo appunto già ben chiari i percorsi che volevo perseguire per quanto riguardava le riprese per il film anziché per il web documentary. So for the film I knew I had to, you know, cover two or three people escaping, and their names ended up being Subja and Yongyi. I had to build their actual stories. Quindi per il film sapevo che dovevo sostanzialmente seguire due o tre personaggi chiave durante la loro fuga e quindi creare la storia intorno a questi due o tre personaggi. But for the interactive, I had to build a kind of anonymous point of view story. Mentre per l'esperienza interattiva bisognava creare una storia più anonima, con un punto di vista anonimo. So I had to have two different shot lists. Quindi avevo bisogno di avere due diverse liste delle riprese. Yeah. So to give you an example, I mean, even with the film, I wanted to have point of view perspective often. So the aesthetic was similar, the emphasis was different. Allora, quindi anche con il film lei personalmente piaceva avere un'abbondanza di riprese con il punto di vista soggettiva, perché appunto le piaceva. Però diciamo quindi l'enfasi doveva essere differente nel film e nel web documentary. But we had to build extra filming time for the interactive time, interactive website while we were on location. Can you repeat that, please? You had to build what? I had to build into my schedule the proper, like, shooting time for the interactive. All right. Quindi quando ha dovuto fare la produzione, che nella produzione di solito si dice alle 11 facciamo questo, alle 12 quest'altro, eccetera, eccetera, ha dovuto metterci apposta del tempo extra per dedicarlo esclusivamente al web. So this is an example, however, of one point of view sequence that works for the film and also for the interactive. Quindi questo è un esempio di una sequenza tutta fatta dal punto di vista, tutta fatta dal punto che di vista che poteva funzionare sia per l'interattivo che per il film. Questa è una scena, una sequenza che poteva essere utile in entrambi i casi. Quindi vedete che praticamente qui è come se ci fosse, noi abbiamo il punto di vista di una persona che sta piano piano camminando nell'erba alta, e quindi il punto di vista è insoggettiva, nel senso che lo vediamo come se ci fossimo noi a camminare nell'erba, e questa qua va bene, quindi sia quella di prima andava bene sia per il web documentary in soggettiva che sì, per il documentario normale. So that was shot in the Thai jungle, and we had to, you know, take time just to have the cameraman walk through and do that. And we did that in Chinese cities, in bus stations. We made time for him to shoot POV. E questa sequenza che avete visto è stata girata nella giungla in Thailandia, però abbiamo dovuto fare praticamente la stessa cosa nei vari ambienti in cui siamo stati, sia in Cina eccetera, che ne so, la stazione dei pullman e così via. Quindi sono sequenze che abbiamo dovuto girare qua e là nei vari ambienti. Mm-hmm. The additional factor to consider for the interactive web doc for this project was there is
there was a range of archival footage and smuggled footage, actuality, which was going to be of interest to our audience. There, you know, footage smuggled from outside of North Korea. So we had to take that into consideration. Poi un'altra cosa da tenere in considerazione per il documentario interattivo è che c'erano anche delle riprese a disposizione in determinati archivi da cui potevamo estrapolare insomma il materiale, anziché anche i filmati che erano stati poi trafugati, no, o tramite le fughe, eccetera. Quindi c'era da prendere in considerazione che c'erano anche altri filmati che potevamo utilizzare. Poi filmati ovviamente reali di vita reale. Sorry, Anna, I have a question. How did you get to have those smuggled footage? From a North Korean man I met in South Korea, who was in touch with cameramen, or just basically people who crossed the border from North Korea to China, and he would give them Hi8 cameras, mini DV cameras. Wow. Anything, and they would back out, even lipstick cameras. Awesome. So, avete capito? Quindi gli ho chiesto come ha fatto ad entrare in possesso di quella roba dalla, di quei filmati, che è quasi improbabile. E c'è un suo amico cameraman, o meglio, un suo amico sudcoreano che conosce un cameraman che vive in Nord Corea, che faceva quella roba e la riusciva a trafugare dandola a quelli che scappavano, che poi la portavano. So you can see that for the story, there was a good amount of actual verite of smuggled footage that would be interesting, just about the real situation of North Korea today. That's one approach, yeah. Quindi per la storia, chiaramente, vado un po' per riassumere, c'era appunto questa possibilità di avere filmati trafugati di esperienze di vita reale che potevamo utilizzare. And then there's the actual experience of being on the run, escaping, the real-time live experience of that journey. E poi c'è anche l'aspetto della fuga in sé in quanto tale, cioè il filmato, no? Le riprese che riprendono proprio la fuga vera e propria. Che è accaduta veramente nella vita reale, cioè le persone che fuggono inseguite mentre sta succedendo. So what we tried to do with the website, with motion graphics, was to bring those two kinds of footage together into one narrative journey. E quindi ciò che abbiamo cercato di fare con il sito è di portare insieme questi due metodi di ripresa insieme per creare un unico percorso. So that's why we created that composite journey starting from North Korea to China, Laos, and Thailand, combining actual footage, like the shot footage, with moments in the website where you can open out to the archival footage. Ed è per questo che abbiamo creato questo percorso poi veramente lineare, nel fatto di poter seguire la fuga dal Nord Corea nelle varie nazioni, all'interno del quale poi si possono trovare gli altri filmati che vanno a aumentare le informazioni relative alla fuga. Again, this was because I wanted to foreground the point of view experience in getting this story across, because there isn't that much information about North Korea that gets out to the average person. We thought that something that immerses them in the experience would be most interesting. E poiché sappiamo che non ci sono molte informazioni riguardo alle esperienze che vere e proprie che vivono queste persone sia lì che durante la loro fuga, abbiamo pensato che questo era proprio il modo di invogliare le persone a interessarsi alla storia, dare questa possibilità di avere un'esperienza reale di quello che vuol dire dover vivere la fuga in prima persona. Quindi metterla in soggettiva. Ok. Sorry, again, one second. Sorry. Yeah. Ok. Yeah, no, we got an interruption. Yes, go ahead, please. Okay.
So by comparison, I'll bring up a completely different project to discuss how they approached, difficulty with access and yet a strong story. E adesso voglio portarvi un altro esempio, proprio per mettere a paragone le due cose, per vedere come hanno affrontato questi altri, adesso vi vado a far vedere come hanno affrontato questa difficoltà nel poter vivere questa esperienza in maniera soggettiva. Have you discussed Alma, A Tale of Violence? No. Okay. So Alma, A Tale of Violence is about a Latin woman who's in a gang. Okay, quindi vi voglio parlare di Alma, un racconto di violenza, che è il racconto di una donna latina che faceva parte di una gang. So what is most compelling is this woman who has a high, lovely little voice talks about brutally killing another woman with knives, with punches, with screwdrivers, because that's what she had to do to get initiated into a gang. E quindi la particolarità in questo caso è sentire questa donna con questa sua bella vocina tutta carina che racconta però di come ha dovuto uccidere altre persone con ogni forma, ogni sorta di arnese a disposizione in maniera anche piuttosto brutale per poter entrare nella gang. Cacciaviti, coltelli e quant'altro. So the filmmakers had full access to the woman and her interview, but they didn't have access to those actual events. They didn't have footage to represent it. Quindi chiaramente i filmmaker hanno avuto accesso alla donna, insomma, a quello che lei poteva raccontare della sua esperienza, ma non avevano chiaramente accesso a filmati o a poter visualizzare effettivamente quanto era realmente accaduto. So I'm trying to call it up. It's on Arte. And this is the story. Ecco qui la storia, la vedete qua. And hopefully it'll start. By the way, the producer of Alma, Alexander Brachet, is coming next week on Wednesday. He will give a talk here. Mercoledì prossimo verrà il produttore di Alma a parlare qui. Non so perché continuo a parlare inglese. So what they did was they just filmed her interview straight. In a black background. E quindi quello che hanno fatto è l'hanno semplicemente intervistata, okay, che vedete l'intervista con sfondo scuro. There you see it. And then if I can get it going faster. Tenía 15 años cuando quería integrarme a una pandilla. Now what you can do is you can scroll up with your cursor or scroll down. Oh, not on this part. I'm gonna wait. I'm gonna try and get you that other part. I'm having trouble. So that straight on interview continues for the full 40 minutes. E l'intervista va avanti per 40 minuti. But you can. I'm just trying to get to that right part. But you can scroll down on the screen and you'll see footage of Mexico, different neighborhoods, etc. Durante l'intervista però è possibile accedere alle varie tendine, abbassare le varie tendine e quindi vedere ulteriori informazioni sul luogo. So, she's talking, yeah. I'm just trying to show it to you, but maybe you can call it up, Eduardo. Yeah. It's Alma, A-L-S. You know, we will watch Alma with Alexander Brachet on Wednesday. When oh, you are? Okay, great. Yeah. Okay. So, but let me give them a little synopsis. Here it is. So that now you see it goes on while she's talking. You see the background and such, right? Lo sfondo, yeah. Per esempio. She's talking about the gang getting drunk, they had knives. She's talking about killing this other girl, and you can see images of. Yeah, and give me 1 second to make a synopsis. Hello? Finito. Allora, praticamente quindi stavo mostrando Alma per far vedere un'altra maniera in cui si può fare il
il web doc da un punto di vista diciamo immersivo, che ti fa entrare nei panni dello spettatore, e ha portato il caso di Alma. Allora, è completamente diverso da The Factor, perché in Alma si vede praticamente Alma, il film consiste in un'intervista The connection dropped. So I'm giving them a synopsis of what you were saying about Alma. Quindi si vede praticamente la donna Alma che racconta la sua storia terribile, quindi con una voce soft che parla di uccisioni, eccetera, eccetera. Rimane sempre fissa su di lei la telecamera, ma l'utente può alzare lo schermo e vedere, diciamo, praticamente i luoghi in cui la sua formazione, tra virgolette, quindi l'ingresso della gang, arriva. Quindi è una maniera radicalmente diversa di mettere l'utente in condizione. Yes, go ahead. So it's just another approach. They had a very strong story and interview, and yet they didn't have, you know, there was a lack of access to the telling the actual story. So they did it as a web doc where you could scroll from her image down to images of Mexico, and that was a different way to kind of tell her story without actually having to have traditional documentary film kind of conventions to constraining you. E quindi, appunto, come detto, questo è stato un altro modo per realizzare questi tipi di web doc, in quanto la storia era molto forte, l'intervista c'era, non c'era ovviamente modo di avere filmati e quant'altro, e quindi si rimane fissi sulla sua immagine con la possibilità di poi visualizzare scene direttamente dal Messico, e, insomma, quindi è un altro modo per approcciare. Diciamo che è una maniera abbastanza creativa di risolvere un problema reale, cioè come faccio a dire questa storia senza mostrare le immagini? La risolviamo creativamente facendola in questa maniera, con lei che parla, la camera fissa su di lei e il resto dei contenuti che scorrono. Ok, so there's a couple other things I can talk about quickly. One is how you can, we've talked about conception, production, approach. We could also talk about distribution and dissemination at the end. Distribution and? Like a dissemination, distribution. Quindi abbiamo parlato un po' del concept, della produzione, dell'approccio. Volendo, adesso possiamo anche parlare un attimo della distribuzione. It's important. A lot of docs now that have an issue at the heart of it, it's important to tie them with social media groups and other activist groups and NGOs. Ed è importante nei web doc che hanno veramente delle questioni importanti da comunicare e di fondamentale importanza cercare di legarle in qualche modo ai social media o comunque alle organizzazioni non governative e quant'altro. There is a business model that says often your supply pool is also going to be your purchasing pool. C'è questo modello un po' nel mondo degli affari che dice che coloro che forniranno ciò che serve per la materia prima saranno anche coloro che l'acquisteranno, fondamentalmente. So in journalism and documentary, what that means is those people you interview, those groups you research in your research phase, are most likely the ones to be most interested in your documentary article when it's done. Quindi in termini giornalistici questo significa che coloro che andrai a intervistare o in cui farai le ricerche specifiche saranno anche coloro che saranno più interessati alla storia che svilupperai. And you know, there are different journalistic positions on how you can position your project with supporters, but what a lot of docs are doing now are they are networking with these organizations even during research phase, so that if they do a fundraising campaign like Kickstarter or other distribution campaigns, they can spread the word through those networks and have them spread the word amongst their clientele or their community group.
Quindi chiaramente ci sono varie posizioni su come riuscire a inserire poi il proprio prodotto sul mercato, però una di queste è quello proprio di fare già un network a monte con queste organizzazioni affinché poi siano loro in qualche modo a diffondere la notizia che questo prodotto è in uscita, e questo permette poi una reazione a catena, ma con l'aiuto, con l'ausilio di queste organizzazioni che possono dare anche i loro finanziamenti, i loro supporti. This is another conversation that can go on much longer. We can talk about di questo si potrebbe parlare a lungo, in effetti. We can talk about different social media campaign approaches. Si può parlare di vari approcci di campagne pubblicitarie anche tramite social media. But I think I'll wrap it up here. Open it up for questions. There's also, I mean, we could also talk about the next project that we're doing, which is text-based, and it's about taking text and transforming it for the interactive medium. Oppure, insomma, un'altra cosa di cui si poteva parlare era il nuovo progetto su cui stiamo lavorando, che è quello di prendere appunto un progetto in scrittura e renderlo interattivo. Let's see if someone has questions about the factory, because I think that also, like, we have the time constraint with the room, so it would be better to deepen the understanding. Allora, domande su the factory? Poi non è una scelta di fare soggettiva anche, cioè, si può spiegare bene perché ha scelto di fare soggettiva solo il web doc invece del film. Un po' l'ha detto. No, parlo che la scelta soggettiva è strategica, ovviamente, sì. Che in una fuga la soggettiva è veramente una cosa molto coinvolgente anche in film. The first question is, he said, just if you can go a little deeper on the fact that why did you choose not to go subjective, like from point of view, all the way down in the film as well, in the defector? With the film, we thought it would be also important to kind of make it palpable that it's really happening to real people now. So we needed to, I wanted to make sure that people knew that this person really exists and she's going through this right now. Per me era importante che la gente sapesse che questa persona nel film esiste davvero, ok? Non era una cosa soggettiva, ma è proprio di quella persona che esiste nella realtà e sta affrontando questo realmente. In altre parole, quindi, se l'avesse fatto tutta soggettiva nel film, avrebbe perso un senso di realtà, insomma. My question is, how many people were in your team when you went to actually do the shooting? Because we were filming undercover in public places, including trains and buses, I just worked with a cameraman and a sound man. And the cameraman often held his camera around here and filmed like this. And the sound man had a Tascam Zoom recorder in his pouch at his side, so he would just go stand like this next to the person who was speaking. We never used a boom. Quindi, visto che dovevamo girare in luoghi pubblici e comunque la situazione era pericolosa, alla fine eravamo solo in tre, ero io, il cameraman e il fonico sostanzialmente, però la telecamera era nascosta all'altezza della cinta e il microfono era portato in una taschina qui davanti, si andava in giro cercando di avvicinarsi il possibile alle persone, quindi comunque tutto sotto copertura. So is web documentary really busting the documentaries public interest? Yeah. So is it the web documentary busting public interest in the film? I didn't hear. What's your second one? Web documentaries, what? Public interest? If it's really getting people interested in the film. Is it working as a right. Yeah. Is right. It? I think that in terms of instantaneous dissemination,
the interactive web doc really got a lot of attention, like from, you know, Fast Co-Create, Fast Company, and FWA Site of the Day, these awards, and then these, whenever anyone tweeted about it, people could link to it directly and take a look at it. So I remember there was a journalist, an ABC reporter in Japan, who did one tweet about it, and there were like 7,000 hits that one day just because of her. And that wouldn't have happened with the film. Però penso al contrario la domanda. Comunque sì, diciamo che il film, sì, nel senso che la gente si è interessata assolutamente al web doc, fondamentalmente. E per esempio c'è stato questo caso dove una giornalista l'ha commentato con un tweet e su quel solo giorno, visto che questa giornalista l'aveva commentato, ci sono stati 7.000 visitatori, fondamentalmente. Ma perché poteva mettere il link, però? Perché poteva mettere il link. Quindi. So in practical terms, however, I was getting email messages from people all around the world saying, how can we see this film? And yet my film was being distributed traditional ways through TV commissioning editors, and it was not getting through all these countries. E quindi effettivamente ricevevo anche email da parte di persone che mi chiedevano come potevano vedere il film, perché comunque era distribuito secondo i canali normali, in televisione, eccetera. Quindi effettivamente ha portato l'interesse, le persone mi scrivevano e mi chiedevano come possiamo vedere il film. So what we did was we offered online distribution, online rental or purchase. E quindi abbiamo offerto una distribuzione online, sia tramite acquisto o affitto. But, you know, it's hard to say what's the best path, because in terms of revenue, that's, you know, what, $15-$20 per purchase, right? How much? $15-$20 per purchase? Yeah. Però in termini di guadagno, però è difficile da dire, perché chiaramente nel caso della vendita stiamo parlando di circa $15-$20. Yeah. What what might be also interesting is what more documentaries are doing, which are they're saying you can sign up and request to have the film screened in your city. Mm-hmm. I'm not sure if the screenings might generate larger chunks of revenue. Quello che stanno facendo altri siti, per esempio WebDocs, che stanno dicendo se ti iscrivi al sito, al WebDoc, allora c'è la possibilità per il tuo paese, la cittadina, di proiettare il film al cinema, per esempio. Questo è un altro sistema che stanno adottando. So in short. Yeah, go ahead. In short, if you can have funding for your interactive, I would definitely do it, because it will spread word about your film. But if you don't have funding and you're wondering whether you should invest in the interactive for revenues return, I'm not sure about the second option. You know, if you have funding, definitely do it. But if not, I'm not sure. I wouldn't, I think. Che se c'è già un finanziamento alla base per produrre l'interattivo, allora ben venga. Se la domanda è il caso di investire pur non avendo il finanziamento in senso stretto, lì ho qualche perplessità, sinceramente. Aspettandosi quindi di guadagnare, di avere un guadagno su quel tipo di prodotto, in quel caso, a dire vero. Let me see if there is any other question, Anne, so that maybe qualche altra domanda per chiudere, altrimenti salutiamo Anne. No? No questions? All right, and so please, thank you very much for giving us your time, and really compliments for the project, because I think it's amazing, like both the film and the web talk. I mean, it was by your show, Windows, that like it was something really important, you know, like and dangerous, and so please let us.
quindi vediamo domani mattina.